Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti in questo video di Mass Effect Andromeda a difficoltà folle. Iniziamo con Jaal, nel quale ho già inserito alcuni punti abilità. In realtà li ho inseriti praticamente tutti, perché gli altri li inseriremo quando ne avremo di più. Insomma, sono arrivato ad abbastanza punti per sbloccare la terza abilità d'attacco e l'ho sbloccata. Colpo Vendicatore, che mi sembra un'abilità praticamente unica, con la quale Jaal si teletrasporta alle spalle di un avversario e lo colpisce. Più avanti ci sono vari potenziamenti che possono rendere l'abilità molto forte, ma a un certo punto addirittura si può scegliere questa, che praticamente per 5 secondi l'avversario colpito infligge il 75% di danni in meno. Una cosa incredibile, lo rende quasi inerme praticamente, è fantastica questa alternativa dell'abilità. Oppure aumento dei danni del 40%, ma ci sono cose molto molto interessanti. Poi una granata adesiva e assorbimento energetico che praticamente colpisce gli avversari e gli assorbe gli scudi. Molto interessante sono queste due abilità, le passive. In genere tutti i personaggi, in quella in basso aumentano la propria resistenza, in quella in alto aumentano in generale i danni. E più o meno è così, ma già è un po' diverso. Ad esempio, ha aumentato gli scudi e la sua salute di poco. Già nella seconda abilità, invece di aumentare ulteriormente qualcosa di difensivo, invece ha aumentato i danni in mischia e il bonus di danni quando Jaal ha lo scudo attivo. No, quando i nemici hanno uno scudo. Sono cose particolari. È un personaggio veramente molto potente a quanto pare, soprattutto proprio con gli attacchi in mischia. È tipo il classico assassino, ad esempio. Qua con queste due abilità, una delle due qualsiasi, aumenta gli scudi massimi. Inoltre, Jaal si occulta durante le schivate, quindi diventa invisibile quando schiva. Un'abilità che abbiamo anche noi, tramite, come si chiamano? Tramite qui i profili. Con Incursore abbiamo questa abilità. No, dov'era? Cioè, ma non era questa. Allora, c'ho ingegnere. Allora, osservi i nemici. Quando schivi si attiva un breve effetto di occultamento. Ah, ma non l'avevo. L'ho sbloccato o no? Perché è in bianco? Boh, vabbè. Comunque, quello, insomma. E niente. Ho potenziato le abilità passive come sempre. Ma la cosa più interessante è che, ad esempio, a livello 4, qua abbiamo una cosa assurda. Ah, no, non qui, qua sopra. No, scusate, a livello 5 qua, ecco. Aumenta danni in mischia, ripristina gli scudi di Jaal a ogni attacco riuscito. Cioè, con questa passiva Jaal ogni attacco si ripristina gli scudi. Del 10%, è una cosa incredibile. È una cosa veramente particolare, che lo rende veramente un personaggio abbastanza interessante e pericoloso, a mio parere. E vabbè, come abbiamo visto, anche queste abilità un po' sono interessanti. Allora, nella squadra ho messo Jaal e Phoebe, se non sbaglio. Direi che possiamo partire. Allora, questo è il pianeta dove siamo stati e c'è qualcosa che forse possiamo. No. Ok, l'averlo scannerizzato in generale già ci ha dato 14 punti di progressi. Noi siamo qua. Aia. Ho sete. Ok. Vabbè, non dovrebbe esserci altro perché se non mi compare nulla. Oh, qui. E quindi Onaon l'abbiamo fatto. Andiamo nel prossimo pianeta. Sto pensando che finora abbiamo visto che siamo potuti scendere praticamente solo su un pianeta per ogni sistema solare. Ebbene, questo ha molto senso perché effettivamente. Cioè, un sistema solare non può avere 100 pianeti abitabili.
di avere un numero limitato di pianeti abitabili, uno, massimo due, non lo so. Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Ok, grafite. Vabbè. E questo l'abbiamo fatto. Andiamo qua. Cioè, perché un pianeta, appunto, massimo due, in base alla distanza dal Sole, dalla sua stella, grazie all'atmosfera, se è buona, eccetera, eccetera, potrebbe essere abitabile, ci si potrebbe scendere su, insomma. I'm picking up something. Satellite detected. Wow. È un satellite dei Krag? Come cazzo si chiamano? Mi sono dimenticato come si chiamano. Ok. Anomaly on sensors. Probabilmente c'era scritto. Tracking a huge mineral deposit. Andiamo nell'asteroide. Questa volta saltiamo. Ok. Beryllio. Siamo all'85%. Manca quest'altro pianeta. Ok, fatto. Va bene. Abbiamo finito, diciamo, in questo sistema. Ok, wow. Oh mio Dio. Oh mio Dio, si sono sbloccati tantissimi nuovi luoghi. Non me l'aspettavo questa cosa. Wow. E questi anche sono luoghi nuovi? Oh mio Dio. Allora, io volevo tornare nella colonia che abbiamo creato perché sembrava ci fossero delle missioni tipo da poter fare. Ma ha una nana bianca. anomaly on sensors. Wow. Dicevo, in caso ci torno io poi Probes launched. I find sul something. pianeta e do un'occhiata rapida, non vi faccio vedere queste parti. Io cerco sempre di saltarvi le cose che possono essere inutili o noiose. Ad esempio, non lo so, per me queste parti sono interessanti perché stiamo andando a vedere un po' come sono questi sistemi solari. Cioè, io lo trovo curioso. Wow, un asteroide in movimento. Platino, grande. Cioè, fantastico, guardate qua. Cioè, ma vi rendete conto che idiozia? Cioè, mi compare mostra interfaccia, ma. Ah, ma scompare dopo un po', fortunatamente. Così uno può fare gli screenshot. Io lo faccio uno. Ok. Prima mi pare non scomparisse. Posso credere che sono stati così idioti? Insomma, da non inserire questa cosa da subito, da lasciare mostra interfaccia. Boh, forse non ci avevo fatto io, caso io. In realtà mostra interfaccia dopo un po' scompariva in automatico. Solo che appunto non ci avevo fatto caso. Vabbè. Esempio qui dovrebbe esserci un pianeta in cui si può scendere. E questo pianeta dovrebbe essere, credo, il pianeta di origine di Jal, che ha detto poco I'm picking fa. up something.
ha detto poco fa che appunto qua c'è, questo è la loro, il loro sistema solare di origine. Tranne che poi l'hanno abbandonato, boh. Non mi ricordo ora la storia. Nonostante ce l'avesse raccontata. Ok. Mancano due pianeti. Siamo al 60%, quindi prenderemo 80% e 100%, probabilmente. Ecco, questo sembra un pianeta abitabile, ma forse è solo un'impressione. Vediamo un po'. Periodo di orbitale 4,8 anni. Atmosfera 0,17, però temperatura superficie 45 gradi, che è buona. No, l'atmosfera lo rende inospitale, inutile, non basta la temperatura. C'è scritto nelle analisi. Materiale biologico? Molte poche forme di vita riescono a sopravvivere su Farrum, ma è possibile trovare vastissime foreste di funghi che si estendono per chilometri tra vapore e aria calda. Wow, fighissimo. Ok. Qui c'è una missione. Aiutare gli scienziati. Ma forse è la missione principale questa? Devo controllare perché, se no stiamo andando nella parte sbagliata. Cioè stiamo andando nella parte giusta e quindi nella parte sbagliata. Eh sì. No, 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 non è qui che dobbiamo andare. Cioè, è lì che dovremmo andare, ma non ci voglio andare ora. Non voglio continuare la storia per ora. Prima voglio un po' guardarmi intorno nelle nuove cose che abbiamo sbloccato. Voglio un po' controllare. Poi magari troviamo Above the qualcosa di system, interessante. it's almost lost in the scourge. What else could be lost out there? Un sistema solitario quasi assorbito dal flagello, mamma mia. Ma sta roba c'è proprio è in giro per tutta la galassia, è spaventoso. È spaventoso. Immaginate la nostra galassia, il nostro sistema solare. E che ne so, poter vedere sta roba mostruosa. Mamma mia, è bruttissima come cosa. Ha detto anomalia? Devo usare gli scanner. Questa sembra la Luna. Avrà un'atmosfera molto bassa sicuramente. Scommettiamo? Pressione atmosferica 0,09. Inoltre il pianeta è molto freddo. Anomaly detected. Questo dimostra che il gioco è fatto bene. Cioè, la Luna, perché assomiglia a quel pianeta? Cioè, perché la Luna, non avendo un'atmosfera, cioè forse ce l'ha, non mi ricordo, ma è super bassissima o non ce l'ha per niente, non riesce a proteggersi dagli attacchi dei meteoriti che cadono su di essa, Anomaly on la Luna. sensors. Questo sembra Giove. Questa deve essere una tempesta sicuramente, magnetica. Getting a scan. Tempesta. Cioè, vedete, è bello, è fatto bene, cioè non sono le cose fatte a caso. Sono riuscito anche qui a indovinare. Attrae grandi quantità di elio verso la regione. Sono anche qui riuscito a indovinare cos'era quello che stavamo vedendo. E questo dimostra appunto che non è fatto a caso. Vedete, questa è una luna, non ha atmosfera e non può proteggersi. Invece, ad esempio, il nostro pianeta, avendo un'atmosfera, Anomaly detected. quando un meteorite, un asteroide, qualsiasi cosa sia, asteroide piccolo ovviamente, cerca di superarlo, si infrange nell'atmosfera e prende fuoco. Per questo i meteoriti che noi vediamo sono insomma infuocati nelle notti di, insomma, molto chiare, prive di nuvole, Noi vediamo questi meteoriti, queste stelle cadenti, perché appunto si tratta di pietre giganteschi, di Anomaly ammassi detected. immensi, che vanno nel passaggio, diciamo, Probe away. nel passaggio tramite Detecting warp l'atmosfera, lines of prendono shift. fuoco a causa dell'attrito che si genera. Credo, dovrebbe essere l'attrito.
Questi sono relitti. Di un vascello relittimo alla deriva nel flagello. Impossibile determinare se la nave fosse totalmente automatica o progettata per un equipaggio. Questa è la prima volta che vediamo delle navi relittum. Ripetito. Una serie di oggetti molto interessanti. Siamo al 100%. Ok, qua abbiamo concluso, per ora non ci sono pianeti dove possiamo atterrare. Bene, quindi qua si continua la storia. Sarei abbastanza curioso di andare qua in giro. Incontra la resistenza a Voeld. Allora, vediamo un po'. Incontra la resistenza Voeld. Ah, ecco, vai su Arado Voeld. Suggerito due soluzioni per ottenere la fiducia di. Ok, quindi ci sono due missioni che possiamo fare. E queste sono le due missioni separate. Ok, tutto qui. Perfetto. Quindi, in questi tre sistemi non dovrebbe esserci nulla in teoria. Andiamo, ci va. Continuiamo ad esplorare questa galassia, vediamo cosa si sono inventati alla BioWare. Vediamo cosa nascondono gli altri pianeti. This system looks mostly unexplored. It was charted Wow. once. Then this scourge happened. What's old is new. Anomaly detected. Allora, non posso fare lo zoom? Abbiamo questo pianeta, Pass 33, e lascia una scia man mano che si muove. Guardate. Perché? Mamma mia, qua c'è un pianeta che lontanissimo, guardate che orbita che ha. Qua c'è l'anomalia. È troppo affascinante vedere queste creazioni. Wow. Ma qua elemento zero sembra ce ne sia in abbondanza. Ok, non troppo in abbondanza. Pass 15, non hanno nomi ben definiti. Siamo saliti di livello. Prossimo andiamo. Pass 13. Cioè, quello ha un nome, Gestir. Perché ha un nome? Ok, vediamo questo pianeta strano, mio Dio, vediamo, vediamo. Ma che cazzo? Forse è un gassoso che sta perdendo la propria atmosfera e molla parti in giro, cos'è? Spaventoso. Anomaly detected. Cazzo. Non so se questa cosa sia possibile, non credo sinceramente.
Allora, questo gigante gassoso insolitamente piccolo e tranquillo è stato scoperto soltanto di recente. Non sappiamo se questo sia dovuto a imprecisioni nelle precedenti osservazioni o all'influenza del flagello. Non c'è scritto nulla su quella scia strana, forse nell'anomalia, boh. È strano, perché gli hanno disegnato quella scia? Mi sarebbe piaciuto avere una spiegazione. Questa stazione automatica ha diligentemente studiato gli inusuali fenomeni di PAS 33. Quindi vengono nominati dei fenomeni inusuali. Io qualcosa di inusuale la vedo, però non viene detto niente al riguardo. Vabbè, non lo so, magari boh, si potrà scoprire qualcosa con qualche dialogo, con qualche personaggio, boh. Non credo. Ma vabbè. Non mi piace che si veda quel buco nero, dovrebbe essere il centro della galassia, tipo? Spero di no, perché non mi piacerebbe per niente, cioè, non si può vedere il centro della galassia, bisogna essere proprio vicinissimi. Però vabbè, alla fine è fatto per essere figo, quindi pazienza. Niente, non so perché si chiama Jester, non l'ho letto, vabbè, forse possiamo leggerlo. Il nome scelto per questo pianeta dagli Angara significa piano di roccia tranquillo. Ora, Jester non è più così. Il flagello lo ha ridotto a un inferno di lava e tempeste di fulmini. Sì, ma il flagello non. Cioè, è tipo qua sulla destra c'è un po' di flagello, ma non è che è proprio sul pianeta, boh. Queste cose non le ho capite. Quindi il flagello influisce anche a distanza? Sì. Ahimè, è il buco nero. Ahimè. Oh mio Dio, ma tutti questi puntini, guardate, tutti questi puntini luminosi qua, sono tutti altri sistemi solari che possiamo visitare? Ma poi che sfiga. Non potevano finire in una galassia più tranquilla e colonizzarla. E magari Mass Effect Andromeda sarebbe stato una specie di Minecraft. Una specie di, come si chiama? Di No Man's Sky. In giro per la galassia a conquistare pianeti. Questo è un altro pianeta che ha bassa atmosfera. 0,11. C'è qua proprio il buco nero proprio è vicinissimo. Questo sarebbe possibile se Andromeda fosse piccolissima, ma non è così. Vabbè, pazienza e le prospettive, insomma, è fatto sempre per essere figo, non per essere realistico lo spazio e la distanza. Effettivamente, vedendosi certe cose, ad esempio il buco nero al centro della galassia, possiamo fare delle foto particolari. Hai dei punti abilità? Sì, lo so. Frattempo, stiamo per arrivare a 50 pianeti scansionati. Chissà cosa otterremo come premio. Spero tanti punti esperienza. O qualche arma, che cazzo ne so. Ok, qua c'erano solo 4 cose da scansionare, perché siamo al 75%. Questo implica che il prossimo ci darà anche 25 e finirà. Quindi nessuna anomalia, nessuna stranezza qua in giro. Bello questo pianeta. Vediamo un po'. Atmosfera 4,2, temperatura di superficie 7 gradi. Su questo mondo è presente una fauna oceanica primitiva. La superficie però è sottoposta all'azione di incessanti tempeste. Qualsiasi tentativo di colonizzazione si rivelerebbe un'operazione lunga e complicata. Quindi possibile ma difficile. Ok. E anche questo l'abbiamo completato.
One day that might be true again. Anomaly detected. Cioè, gli Angara sono stati in giro per tutta la galassia. Jal commenta su molti sistemi solari, quindi significa che sono spostati molto. Questo però è interessante, cioè il trovare forme di vita anche su un'altra galassia, diciamo che porta avanti una precisa teoria, ovvero che in generale ci vuole un tot di tempo per ogni, diciamo, per ogni forma di vita per svilupparsi ed evolversi. E quindi, che ne so, se noi nei milioni di anni che abbiamo passato come specie siamo arrivati a dove siamo arrivati nella nostra galassia, contemporaneamente in un'altra galassia, un'altra specie è arrivata anche lei dove è arrivata. È più o meno ad un piano simile al nostro, più o meno nello stesso tempo. Questo però è un po' troppo generico come teoria, perché? Perché ad esempio nell'universo di Mass Effect, immaginato di Mass Effect, diciamo che l'umanità riesce ad avere un'accelerazione della propria evoluzione, delle proprie scoperte tecnologiche, del proprio sviluppo, grazie al fatto che trova praticamente, dov'è che le aveva trovate? Su Marte? Non mi ricordo. Trovano praticamente quelle specie di, le robe che su Mass Effect 1 ti fanno fare tipo i viaggi interstellari, qua, queste robe così, non mi ricordo ora il nome. Dei predecessori, non mi ricordo. Qua c'è una nave Ket, ecco i Ket si chiamavano. Una nave Ket distrutta. Quindi l'incontrare altre specie, l'incontrare tecnologie altrui è quello che porta a svilupparsi rapidamente, però c'è da dire che i predecessori stessi, ben prima di noi, avevano raggiunto una certa tecnologia senza di noi, quindi noi ci siamo evoluti grazie a loro e molte altre specie nella galassia della Via Lattea si sono evoluti grazie a loro, grazie ai predecessori, non mi ricordo come cazzo si chiamano. Però loro ce l'hanno fatta da soli, quindi è plausibile che appunto, ad esempio, su questa galassia gli Angara si siano evoluti per conto loro e siano arrivati dove sono arrivati, più o meno nello stesso tempo con il quale i terrestri sono arrivati dove sono arrivati, come ho già detto. Questa è la bellezza di questo gioco, perché veramente, cioè, lamentarsi per delle stronzate, quando parliamo di un progetto così ampio e così ricco e ben e curato, ragazzi, cioè, io ho indovinato i pianeti che atmosfera avevano, ho indovinato, cioè, se avevano tempeste magnetiche, ho indovinato le anomalie in anticipo, perché sono fatte in maniera plausibile, sono fatte in maniera corretta. Quello che si vede è piuttosto realistico. Vedete, non ci sono tantissimi pianeti in cui atterrare così a caso, ed è giusto, perché in un sistema solare, cioè, ci può essere un pianeta, massimo due se uno proprio lo rende abitabile tu grazie alle tue tecnologie, ma mica tutti i pianeti sono abitabili, devono essere alla distanza giusta dalla stella per avere la temperatura giusta, devono avere la giusta atmosfera, devono avere le risorse. È tutto veramente fatto bene, tutto plausibile. Io non posso che apprezzare, non posso che apprezzare questo lavoro. Cioè, Mass Effect Andromeda è veramente tanta, ma tanta roba. E a me dispiace tantissimo sentire notizie che parlano del fatto che 12%, qua c'è un sacco di roba in questo sistema solare. Ok, un'altra tempesta. Deploying probe. Getting a scan. Gigantesco tornado sta spargendo nell'oceano forme di plankton a base azotata. Pare che Otivision ospiti delle forme di vita molto primitive. Cioè, guardate che bello! Non so se vi rendete conto di quello che significa questo.
Praticamente ti stanno qua immaginando che un tornado va a prendere forme di vita, ad esempio, in una parte di oceano e le sparge in giro. Cioè, questo è fantastico. Noi potremmo immaginare realmente che magari in passato le prime forme di vita che si svilupparono in un angolino del nostro pianeta, magari grazie ad un tornado come questo, sono state lanciate in giro per il resto degli oceani e l'hanno colonizzato più facilmente. Cioè, queste sono concetti fantastici, bellissimi. Cioè, sono da brivido. Ho detto, bisogna avere la sensibilità per capire certe cose, anche l'intelligenza. L'intelligenza che deriva dalle conoscenze, dall'aver fatto un'esperienza in passato, dall'aver approfondito certe tematiche. Quindi non sto dicendo che, ad esempio, se voi non vi emozionate nel vedere questo siete scemi. Semplicemente non avete sviluppato quelle abilità, quelle conoscenze che vi permettono di comprendere quando sia grandioso quello che viene mostrato, quello che c'è. Capsula di salvataggio Angara, vuota e rimasta alla deriva di Passage 55 per circa un decennio. Sembra provenire da una nave di esplorazione. Ok. Abbiamo ottenuto altra roba. I'm picking up something. Allora, siamo a 50%. Tracking a huge mineral deposit. Qua otterremo. Cioè, qua arriveremo forse al 75%. E quindi il pianeta principale magari ha anche un'anomalia. Cioè, come arriviamo al 100%? Allora, vediamo un po'. Ah, già siamo arrivati a 75, così ce l'ha dato in automatico. Una percentuale abbastanza grossa all'improvviso, ok. Ok. Ah, vabbè, semplicemente perché le percentuali di alcuni pianeti erano divise in due parti. Una metà nello scansionare il pianeta e un'altra metà nello scansionare la loro anomalia. Ok. Vediamo se Jal fa qualche commento. Sicuramente lo farà, credo. Okay, bundle up, people. I'll stay on my nice warm ship. Ok, non l'ha fatto Jal, ma l'hanno fatto gli altri. Ok. Ovviamente poi vediamo le missioni che possiamo portare avanti. Wow. Wow. Ok. Peccato che siamo a 46, a 46 su 50. Speravo di arrivare a 50, diciamo, prima di andare avanti con le missioni. Invece no. Dobbiamo aspettare la prossima espansione delle nostre rotte. Ok, e siamo al 100. Recuperare il passato c'è anche come missione. Allora, settore Helios, progressi 19%. Allora, voglio tornare su Eos. Vediamo un po' se ci compaiono delle missioni. Probabilmente potremo anche prendere delle missioni perché lessi nella mail che ci chiedevano di tornare perché c'erano delle novità, tipo. Una volta avremo completato qua, avremo dato un'occhiata, poi andremo avanti ovviamente con la storia. Va bene, non ci sono novità in giro, vediamo su Eos. Dovrebbe comparire qualche obiettivo su Eos. Esatto, ce ne sono ben tre. Un nome per i morti. Svegliarsi nel futuro, potenziare il segnale. Vabbè, già queste scelte diciamo le avevo fatte. La squadra, Jal e PB. Ok. Allora, ragazzi, per chi mi sta seguendo,
adesso, diciamo, in più o meno in diretta, man mano che faccio uscire i video, se seguite questi video in qualche modo, intanto non dovete per forza seguirli, che ne so, se il video dura un'ora, non dovete per forza seguirlo tutto, cioè potete saltare nelle parti che non vi interessa, andare un po' più avanti. Io, cioè, chiacchierò sempre, rendo il video credo abbastanza interessante, elimino più o meno i tempi morti, insomma, taglio le parti noiose, taglio le parti in cui magari vado a ricontrollare delle zone, cioè credo che bene o male i video che realizzo sono sempre abbastanza Back where interessanti. we really started. What's new in our first home? The cats still maintain a presence. Skirmishes are frequent, and travel requires caution. I've got a cure for that. Che Next. The atmosphere continues to clear, but radioactive hazards pool in some areas. Study is ongoing. And remnants remain active on the surface, but also as detected by seismic readings. Point of contact for all this? Your people, Pathfinder, Prodromos is expanding, with all the trials and discovery that building an outpost represents. Grounded in research. All data about newly accessible EOS is from their work. Well, let's make sure it gets the attention it deserves. Bene, quindi, praticamente, dopo aver I've located a suitable fondato, site for an HNS receiver, Pathfinder. Nav point is set. dopo aver fondato una colonia, e dopo che passa, diciamo, un po' di tempo, sul pianeta si aprono tutta una serie, di nuove possibilità, a quanto mi sembra di aver capito. Wow, infatti abbiamo un bel po' di obiettivi extra, fantastico, pazzesco. Oh mio Dio, cioè questo significa che c'è ancora c'è mezzo pianeta da esplorare. E no, queste non sono fetch quest. Questa è libertà. È possibilità. Se a te piace giocare e non solo vedere la storia che va avanti, tu torni e te ne vai in giro. Esplori, combatti. Raccogli roba, scopri nuove cose. Se non ti va, vai avanti con la storia e ti godi semplicemente la storia. Il gioco è fatto bene, è bellissimo. È lo stesso concetto di Dragon Age Inquisitions, che io a volte leggo gente che ne parla. Ah, a me non è piaciuto, non sopportavo le fetch quest. E io dico, ma quali fetch quest? Io non ricordo nessuna fetch quest in Dragon Age Inquisitions. Quali sono le fetch quest? Andare in giro per la mappa e distruggere, che ne so, un avamposto dove c'erano i nemici che uscivano come si chiama? Dagli squarci? Quella è una fetch quest? Quella non è una fetch quest, quello è un obiettivo in giro per la mappa. Tu esplori il mondo fantastico e bellissimo che è stato disegnato per Dragon Age Inquisitions, che ancora ora è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Solo Horizon forse lo supera. Ma non c'è, Dragon Age Inquisition riesce a rivaleggiare con Horizon perché c'è veramente, gli ambienti erano veramente magnifici, magnifici, la natura, la varietà dei posti, le atmosfere erano fantastiche. E quindi tu vai in giro ad esplorare, esplorazione, il gioco è quello, e nel frattempo fai vari obiettivi che si trovano in giro per la mappa. Quali sono queste fetch quest? Boh, cioè a volte io veramente non capisco la gente cosa dice, ma vabbè. Secondo me i veri videogiocatori ormai sono veramente pochi. Cioè la gente non ha veramente idea di cosa sia un videogioco. Il videogioco si deve fare videogiocare. Ha delle meccaniche e il gioco è quello, sono le sue meccaniche, non è la storia. La storia è la cosa secondaria. La cosa principale è andare in giro per queste mappe con il coso, scendere, combattere, raccogliere risorse, potenziarsi. È un gioco di ruolo. È questo quello che deve fare un gioco di ruolo. E per questo Mass Effect Andromeda è veramente un ottimo gioco. Ma vabbè. Allora, basta lamentele. Sto registrando da 40 minuti. Abbiamo qualche obiettivo qua vicino. Vediamo un po' almeno di cosa si tratta. Droni perduti. Ok, vabbè, accettiamo tutto, insomma. Ci sono dei droni in giro, poi sembra ci sia un altro obiettivo abbastanza vicino.
Forse era quello dell'agente là che devo riattivare. I'll be interested to see what your scientists learn of EOS. Allora, aspetta, dove cazzo è l'obiettivo? Ah, qua, forse? No. Parliamo con questo. Hi. Hi again. No. Bye, Fox. Allora, c'è... È sotto, c'è la freccia verso il basso. È qua sotto. Ok, quindi qua dentro, ho sbagliato. Pathfinder. Ok. Pathfinder, Jarkett, Trevian. I understand I was pulled from cryo ahead of schedule. My family is grateful, but I consider it my debt. Everyone gets out eventually. That may be, but the least I can do is show you the benefit. I'm exo-studies now, but in a former life, let's say I knew tactics. If I supplied the Ket on this planet, I drifted in, and there's only so many gravitational paths. Here's some navs to check for anomalies. Good hunting, Pathfinder. Wow, questo non me l'aspettavo. Quindi aver, diciamo, risvegliato la gente in anticipo ha fatto sbloccare delle altre missioni, praticamente. My family thanks you, Pathfinder. Tell me about yourself. Military family, as you probably suspected, but not as sorry. Cioè, poi ogni personaggio tu gli puoi chiedere della sua famiglia, cioè vi rendete conto quanta cura hanno messo in questo gioco? Ok. Nav points of lost supplies noted, Pathfinder. Not busting our tails on viability to let resources go so easy. Let's check. Cioè, queste tra virgolette potrebbero essere fetch quest. Ma in realtà sono semplicemente degli obiettivi che ti si vanno a sbloccare in giro per la mappa, mappa che ancora tu devi esplorare, ancora tu devi vedere quello che, diciamo, i creatori del gioco hanno creato per te, ma poi non sei costretto a fare queste missioni. E appunto hanno fatto un altro ottimo lavoro. Dove cazzo? Ecco. Perché le missioni sono sistemate. Operazioni prioritarie, alleanze e relazioni, incarichi Eleus, incarichi aggiuntivi. Cioè, tu questi non è che te li devi fare per forza. Cioè, te ne puoi fregare altamente. Te ne puoi fregare anche di questi. Per dire. Cioè, queste sono le vere missioni secondarie. Ad esempio, queste tra virgolette sarebbero le fetch quest. Sono dei piccoli obiettivi extra. Ma mica uno se li devi fare per forza. Cioè, non ha senso lamentarsi. E allora, è molto semplice. Se io tramite le operazioni prioritarie, le missioni che ci sono nelle alleanze e relazioni e gli incarichi Eleus, che sono le vere missioni secondarie, non so, arrivo a 150 ore di gioco, il gioco ha una longevità pura, non fatta appunto da fetch quest e missioni di merda, di 150 ore. Se grazie agli incarichi aggiuntivi posso arrivare anche a 250 ore, 300 ore, non è un male, è un bene, è solo un extra. Se non ti piace te ne fotti, ma tu hai sempre 150 ore di gioco libero e di cose sempre nuove, perché ripeto, queste sono le vere missioni secondarie. Cioè, è così che si va a valutare un gioco, è così che si va a vedere se un gioco è fatto bene, se ha, insomma, incarichi belli, interessanti, oppure se è fatto da missioni noiose, ripetitive, che fanno schifo. Che poi vabbè, comunque i recensori non si sono lamentati delle fetch quest, ovviamente. Questa è una lamentela che non ho riscontrato, anzi, verso Mass Effect Andromeda, fortunatamente, almeno questo. Allora, qua c'è un altro obiettivo abbastanza vicino. Andiamoci ormai. We've been tracking major seismic activity lately, but I don't know what's causing it. Something strange is going on out there. An earthquake something, or a volcano something? I'm guessing a remnant something? That might help us. Eos has massive underground rivers we can't tap,
but altering those tremors just right might crack the ground for irrigation. Our seismic survey hammers would be perfect. All I need is someone to place them. Please? What's a seismic survey hammer? Fox built them. They punch like a dozen Krogan and cause vibrational changes underground. Colpiscono come un gruppo di Krogan incazzati e squarciano il terreno, ha detto tipo. Just be careful. The tremor. Ok. Nuovo fare colpo. Ah, fare colpo forse relativo appunto al fatto che distruggo tutto con quei cosi. Ok, qui intorno sembrano ci siano altri obiettivi visibili, vicini. Questo era qua il capitano, il sindaco di Probos qua. Vediamo se ci dice qualcosa di nuovo. No, non ci dice un cazzo. E vabbè, ragazzi, siamo tornati su EOS. Credo che ancora nel prossimo video sarò qua in giro. Magari faccio qualcosina, non è detto, non lo devo per forza finire subito, diciamo, il pianeta. Eventualmente registrerò solo certe parti, in modo che magari, non so, riesco a mostrarvi tutto il completamento del pianeta rapidamente, anche se a quanto pare, dov'è? Qua? Insomma, c'era una zona relativa, come si chiamano? Una zona relativa ai relitti, ai relictum, quindi potrebbe essere che dobbiamo tornare nel sottosuolo e a quel punto probabilmente ci sarà una missione un po' più lunga, quindi non so come gestirò i prossimi video, ma insomma io ormai che sono qua ora voglio andare un pochettino qua in giro. Allora, prima di chiudere facciamo un'altra cosa. Allora, torretta d'assalto, abbiamo 6 punti, ci siamo. Ci siamo. I colpi della torretta raffreddano i nemici, rallentando l'indebolimento della corazza. Metto questo, perché tra i danni continuati e indebolire i nemici, preferisco indebolirli, perché se si indeboliscono, anche io colpendoli posso fare più danni. Anche se i danni continuati e la maggiore potenza di fuoco di questo è interessante. Però indebolire le corazze dei nemici è una cosa molto buona, secondo me. Però non devo per forza andare a sbloccare. Invasione, anche sono arrivato molto avanti alla fine. E qui ancora ci devo pensare, ancora non sono sicuro su come sbloccare questa abilità. Qua potrei aumentare ulteriormente le abilità di tutta la squadra, magari più avanti. Vabbè, riguardo il protagonista ci devo pensare meglio su cosa fare. Abbiamo 4 punti. E io cosa volevo fare? Gli diamo questo che si occulta. No, dobbiamo andare avanti qua perché devo sbloccare queste. Allora, scudi massimo, rigenerazione scudi. Gli diamo la rigenerazione scudi. No, ah no, 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 no. No, nulla modifiche. Perché? Scudi ripristinati dopo colpo in mischia, 10%. Quindi questa percentuale di scudi ripristinati, cioè se io ho scudi ho 200, significa che ogni colpo rigenero 20. Ma se io come scudi ho 150, ad ogni colpo rigenero 15. Quindi aumentare gli scudi massimi renderà ancora più efficace questa abilità. Perciò puntiamo ad aumentare gli scudi massimi. Va bene, vediamo Pibi, ormai che ci siamo. Una piccola, cucciolosa e molto calda Pibi. Possiamo potenziarla in generale. Qua cosa c'era? Quando Pibi perde gli scudi si fa un'esplosione. Quando Pibi usa un potere per abbattere un nemico, lei e i suoi alleati recuperano parte degli scudi. Ma quando Pibi usa un potere per abbattere un nemico, quando Pibi abbatte un nemico? Perché il potere lo usa sempre per abbattere i nemici, ma non è detto che li abbatte. Queste cose di traduzione rendono tutto un pochettino meno chiaro e complesso da comprendere. Beh, insomma, io direi che la cosa migliore è qua, perché possiamo potenziare tutti i poteri in una botta sola. Allora, aumentiamo la velocità di ricarica permettendole
No, meglio la velocità di ricarica. Cioè 25% in più di velocità di ricarica, che vale per tutti i poteri, significa che in totale ci sarà un 75% di velocità di ricarica extra, e significa che praticamente ogni 4 poteri utilizzati se ne potrà tipo usare uno in più del normale. Quindi ogni 4 poteri Pivi potrà usarne subito un quinto. E quindi significa aumentare la potenza totale del 25%, che poi corrisponde ad aumentare danni, poteri, forza poteri, effettivamente. Sono molto simili, cioè vi rendete conto che calcoli mi vado a fare? Sono pazzo, lo so. Velocità di ricarica o danni? Vediamo cosa c'è più avanti. Danni armi, raggio aria effetto, bonus danni armi, danni poteri biotici squadra, forza poteri biotici squadra. Cazzo. Questa è fantastica. Pivi potrebbe diventare veramente una che spara con i poteri a tutta potenza, veramente. E a quel punto forse piuttosto che un 25% di danni extra, una velocità di ricarica maggiore potrebbe anche essere molto buona. Forza potere ad effetto, danni armi, no. PB la potenzieremo nei poteri, però qua è solo forza, non danni. Danni e forza. Bonus danni armi. Schivo sonno e trasporto biotico, ottiene un bonus ai danni quando la sua salute è bassa. Mamma mia. Però questa difficoltà non conviene farla stare con la salute bassa, anche se diventerebbe una belva assurda, veramente. Che idiota che sono. La scelta giusta è velocità di ricarica. Perché i poteri che ha, c'è solo una alla fine, il potere d'attacco, solo onda d'urto praticamente. Quindi è meglio aumentare la velocità di ricarica, perché il potenziamento varrebbe solo per onda d'urto. C'era la risposta esatta alla scelta da fare. Va bene, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Saluti a Gaming and Knowledge.